Ieri sera, Torino, sulla facciata del palazzo dove ha sede la stampa, è stato proiettato un gigantesco tapiro dorato per i giornalisti e i direttori del quotidiano, affascinati perché ancora costretti a sopportare il direttore Massimo Giannini, che tra l'altro cose, portato anche un calo delle vendite. Da maggio 2020 a marzo 2023, infatti, le copie vendute sono diminuite di circa 14.000 unità. Inoltre, da più 5 mesi, dopo aver pubblicato un articolo con molte inesattezze, il direttore si ostina a negare a Striscia la Notizia il diritto di replica e non dare spiegazioni sul perché abbia deciso censurare la nostra voce.